Salve, bentornati sul mio canale. Allora, sì, il titolo del video è un pochino esagerato, lo ammetto. Però, anche il giusto non è poi così esagerato. La colonna sonora di The Batman forse non è la migliore colonna sonora degli ultimi anni, ma ci sono diversi punti per cui non è un'affermazione poi così esagerata. Ma adesso vediamo. Allora, anzitutto, The Batman. The Batman. L'avete visto? Se non l'avete fatto, dovreste andarci subito, dovreste recuperarlo al più presto. Dovreste guardarlo in uno schermo di dimensioni colossali e con un impianto stereo enorme. Tipo, non so se conoscete qualcuno che ha una cosa del genere, ditegli dovete guardarci Batman, appena possibile. Ma penso che durerà al cinema per diversi giorni, quindi io ne approfitterei se fossi in voi. Io ci sono stato, è veramente bello, io penso che sia il miglior film su Batman finora? Non lo so, molti lo affermano, molti hanno la mia stessa idea. Se devo dire la mia, onestamente, allora, sono dell'idea che nell'arco degli anni il personaggio di Batman è stato trattato a volte molto molto male, a volte benino e a volte leggermente meglio. Però qui è stato trattato molto molto bene. Voglio spiegarmi meglio. Se qualcuno si ricorda Batman degli anni 60, quindi la serie TV e anche il film con Adam West, vabbè, cioè è una roba esattamente come era anche la serie TV su Spider-Man. Cioè all'epoca i fumetti non erano presi sul serio, erano un modo per fuggire dalla realtà. A seconda dell'epoca era un metodo per un attimo togliere la testa da guerre di qualunque tipo, visto che prima ne finiva una e ne scoppiava un'altra. Insomma, erano un passatempo prima i fumetti, non erano come ora. Adesso i fumetti hanno un impatto decisamente più notevole sulla società. E come abbiamo visto nel tempo, anche il cinema se n'è accorto dei fumetti e fa film che si prendono sempre più sul serio, mentre una volta le trasposizioni cinematografiche che si prendevano sul serio erano quelle dei romanzi, in buona sostanza. Quindi invece quelle dei fumetti venivano prese un po' così, insomma. In ogni caso, vabbè, ho divagato. Il Batman con Adam West, secondo me, era uno show per la TV, per intrattenere i bambini, secondo me. Anche perché a schermo vedevi capo, sbang, cose del genere, atroce. E per non parlare del doppiaggio, il doppiaggio era una cosa magica. Io mi ricorderò sempre due... oddio, dai, una. Quando c'era l'enigmista e Batman diceva: gli indovinelli di questo signore degli enigmi sono come i carciofi.
Che cosa cazzo voleva dire? Non lo so. Vabbè, detto questo, Tim Burton secondo me era riuscito a dare... più o meno c'era riuscito a fare un bel Batman. Con i suoi due film, Batman e Batman Returns, ci stava. Era molto carnevalesco, ma comunque aveva quell'atmosfera gotica, molto dark. Ci stava parecchio. I film di Joel Schumacher, secondo me, sono delle porcate incredibili. Sono delle carnevalate bambinesche fino all'esasperazione. Non so se avete presente che quando c'è l'enigmista Jim Carrey, ogni volta che lui fa... ma era... no, per tutto quel film. Quel film dove c'è l'enigmista è pieno di... sapete quegli effetti sonori da Paperissima Sprint? Ce ne sono una valanga e io quella cosa non l'ho mai potuta sopportare. Poi in quei film c'è pure Val Kilmer, quindi... ma ti prego. La tutina di Batman con i capezzoli, Dio santo, ma che brutta roba. Che brutta... io penso che i film di Joel Schumacher su Batman, se non durassero... boh, quanto durano? Un'ora e mezza, forse due, non lo so. Se non durassero così tanto sarebbero degli ottimi... scene intro per un porno con la trama, io credo. Però vabbè, non voglio fare troppe supposizioni. Comunque Nolan secondo me si era avvicinato abbastanza, però lui non ha azzeccato molte, secondo me lui molte cose non le ha azzeccate. Gotham non è sbagliata come l'ha rappresentata lui, è troppo pulita, è una città troppo per bene per essere Gotham. E anche Batman, lui è fortissimo, è incredibile, basta. E nelle scazzottate lui ne esce sempre, a parte contro Bane, ne esce sempre vincitore. È incredibile. Non piglia un cazzotto a parte da Bane, manco a pagarlo. Comunque, nonostante i film di Nolan tentino di apparire sostanzialmente molto adulti come film, perché fanno parte di quella corrente di supereroi con super problemi, comunque sono tre film che devono fare i conti con un tizio travestito da pipistrello, capito? Così. Snyder. Lasciamo perdere. Invece questo Batman qui è, secondo me, è veramente bello. È tutto azzeccato, è una cosa incredibile. Gotham è sporca, scura, inquinata, corrotta. Batman non è uno che insegue la giustizia, è una persona instabile in questo film Batman, perché Batman è così, non è un poliziotto, cioè Batman non è un giudice, poliziotto, giurista, tutto quello che vuoi che rappresenta la legge totale, incorruttibile, con un mantello e una maschera. No, Batman è una persona sostanzialmente instabile. I fumetti lo dimostrano più volte. E che altro c'è? L'atmosfera è impagabile. In questo film fa tutto schifo. Cioè, le immagini a schermo, tutto quello che vedi trasuda bruttura, trasuda male, tutto quanto. Catwoman non ha il tacco, ha Alan Phoebe, come si confà a una persona d'azione. Quindi sti cazzi di Anne Hathaway, chi era Michelle Pfeiffer, e... vabbè, Halle Berry, vabbè. Comunque,
mi sono dilungato fin troppo sul film. Io non sono non sono un esperto di cinema, quindi andiamo al sodo. La colonna sonora di Batman, di The Batman. Allora, il compositore è Michael Giacchino. Chi è Michael Giacchino? Michael Giacchino è un compositore non molto noto per motivi che mi sfuggono. Ora, Michael Giacchino, anzitutto italiano di origine, è nel 2009 italiano anche sulla carta. Lui, fra tutti i compositori di musica per cinema, è uno di quelli, non è uno dei proletari, diciamo, di quelli che magari producono 20 colonne sonore all'anno come faceva Ennio Morricone perché doveva camparci. Michael Giacchino non avrebbe bisogno di camparci perché lui è uno di quelli vicini a quelli che contano, perché lui lavora relativamente poco, ma ha progetti decisamente più grossi, progetti con i soldi. Infatti, se si va a vedere in tutta la sua opera, nelle cose che ha musicato, troviamo parecchie cose Marvel recenti, tipo Doctor Strange, mi sembra, Spider-Man Far From Home, Spider-Man l'ultimo che è uscito, No Way Home, troviamo roba Disney, roba targata Disney come Inside Out, Up, Zootropolis. Poi troviamo cose tipo Star Wars, troviamo cose tipo Star Trek, e questo solo per il cinema, perché nella TV, lui lavora anche nella TV, e le serie di maggior successo di J.J. Abrams le ha musicate lui, tipo Lost, tipo Fringe, Alias, poi vabbè anche Undercover e Alcatraz. Comunque, lui lavora parecchio con J.J. Abrams. In ogni caso. Ah, e poi ci sono anche i videogiochi. Videogiochi, titoli videoludici. Non so se sono AAA, sinceramente. Comunque Medal of Honor, molti Medal of Honor, lui li ha musicati. Ecco, insomma, lui non è un proletario delle colonne sonore. Io direi che è più che altro un borghese. E io credo che la sua borghesia sia tutto sommato meritata. Perché lui il suo lavoro lo sa fare senza nessun problema, le sue colonne sonore sono sempre molto valide, hanno una loro impronta abbastanza personale, non è un compositore che confondi. Però non so per quale motivo è molto meno noto di gente come Zimmer, Williams o Beltrami, che comunque non ha niente da invidiare a questi pilastri della musica da film. Andiamo nel passato. Nell'arco del tempo, le trasposizioni televisive e cinematografiche di Batman hanno avuto compositori molto diversi, alcuni molto azzeccati, altri decisamente no. Per esempio, negli anni 60 non ho idea di chi componesse le musiche, però onestamente allora ci stava senza dubbio quella specie di rock and roll / blues, jazz, ci stava con l'atmosfera scanzonatoria, scanzonata del contesto, ci stava, però sì, è iconico il Batman. Ci stava, per carità, è iconico, ce lo ricordiamo tutti, è simpatico, è buono, però fa schifo, dai, vogliamo dirlo per favore, ecco, e ci stava, ma comunque faceva schifo tutto il contesto, quindi e
Tim Burton invece assunse Danny Elfman. Danny Elfman per i due film di Burton fece un fantastico lavoro, anche se devo dire che il film Batman, quello con Joker di Jack Nicholson, ha un problema. Prince non sarebbe un problema assolutamente, perché Prince è un artista di tutto rispetto, è stato un colosso della musica, chitarrista che io adoro e via discorrendo, però i pezzi scritti da lui non ci stanno. Invece la musica scritta da Danny Elfman, porca miseria se ci sta, è molto bella, molto scura, molto, è molto batmanesca, ok? Nel senso che è manesca. Ci sta tantissimo. Quello che invece ha fatto, com'è che si chiamava, Elliot Goldenthal, per i due film di Schumacher, faceva cagare sostanzialmente, era veramente una roba approssimativa, brutta, non c'aveva un verso. Nei film di Nolan invece, nei primi due almeno, James Newton Howard aveva fatto un bellissimo lavoro, aveva fatto un lavoro enorme, ma stessa cosa anche Hans Zimmer per il terzo, quello con Bane, hanno fatto un lavoro enorme, colossale, gigantesco, ma non avevano centrato il punto, perché non erano musiche di Batman, erano musiche di un action qualunque, oscuro quanto vuoi, però sono compositori della Madonna, li adoro, per carità, però non avevano centrato il punto, per quanto siano dei maestri, per carità. Comunque non avevano centrato il punto. Invece Michael Giacchino in The Batman, Michael Giacchino l'ha azzeccato. Io penso che Michael Giacchino sia andato a rimescolare, a frugare nella colonna sonora del Batman di Tim Burton, il primo, quello con Joker. Io penso che sia andato a rimistare lì, perché l'atmosfera è molto simile, solo che lui ha preso quella musica, l'ha ridimensionata, l'ha sporcata, l'ha rinnovata, ha preso tutto questo, l'ha rifatto da capo ed è venuto fuori la sua. Ed è meravigliosa. In questa colonna sonora abbiamo un range di situazioni incredibilmente differenti. Allora, ci sono le parti drammatiche, sono spesso molto soffuse, molto nebbiose, sono fatte con pochi strumenti che suonano piano e singolarmente. Spesso c'è un ride che suona a tempo. Scandisce un tempo, non credo che sia concettuale, perché in tutto il film non mi pare che ci sia qualcosa che va a tempo, se non sbaglio. Però funziona moltissimo, dà una bella atmosfera ed è tutto estremamente profondo. Poi ci sono le parti adrenaliniche, che non sono fatte come noto ultimamente nelle colonne sonore, con quegli archi che fanno cic 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 cic. Thank you.
non c'è quella cosa lì. E le parti adrenaliniche sono molto diverse, tendono al tribale. Per esempio, c'è una scena di un seguimento su strada. È tribale. C'è il tema, c'è il tema. Dopo dico anche la questione del tema del film, però è interrotta da queste, da queste percussioni fantastiche che fanno delle ritmiche appunto molto tribali. E questo ha senso, perché Gotham sostanzialmente è una giungla sporca, inquinata, corrotta, schifosa, brutta, ma sempre una giungla. La colonna sonora qui rappresenta molto bene anche i personaggi. Per esempio, la musica che rappresenta Batman, o comunque le situazioni in cui c'è lui, principalmente c'è lui, hanno spesso questo classicismo, sono molto, hanno un carattere, come lo dico, opulente. Qualcosa del genere, sono abbastanza wagneriane, ok? Comunque molto 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 tetre, sempre. O per esempio le musiche che caratterizzano o comunque vanno ad accompagnare scene in cui c'è Catwoman, quelle già sono un po' più particolari, sono decisamente più losche, hanno queste note più lontane, rade. Hanno questo modo di fare, diciamo, le musiche che hanno a che fare con Catwoman, che ti danno l'idea che Catwoman sia lì, sì, ma allo stesso tempo esterna. È lì, importantissima, ma è comunque esterna. Come i gatti. Chi ha dei gatti sa benissimo che il gatto non è come un cane, il cane è lì sempre. Il gatto no. Il gatto è lì, ma non c'è, in realtà, non è lì. Fisicamente è lì, ma anche no. È difficile da spiegare, bisogna avere dei gatti per poterlo capire. Bisogna aver avuto a che fare con la loro freddezza, con il loro bellissimo carattere cinico e freddo, appunto. Il tema che potremmo anche definire, oddio, mottetto, no, non lo definirei un mottetto, è un tema, c'è, è molto semplice, molto minimale, ma c'è sempre e durante la colonna sonora lo trovi dappertutto. Michael Giacchino è riuscito a inserirlo in ogni sequenza della musica. È molto semplice, è questo tum 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 tum, bellissimo, è molto bello. E uno potrebbe dire, beh, ne passa tra un tum 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 e un, che ne so, un ne passa, ovviamente. Però funziona perché rappresenta benissimo Batman, la città, la situazione, tutto quanto, perché è semplice, è oscura, è serpeggiante e non la troviamo per tutta la colonna sonora in maniera sempre uguale. E lei la riconosci sempre, ma è spesso molto diversa. Thank you.
Ah, giusto, un punto a favore di questa colonna sonora sono le voci bianche. Credo che siano voci bianche. Credo. Non ho capito se sono voci bianche oppure sono oppure un coro di voci femminili. Non lo so, sincero, non lo so per certo. Credo siano più voci bianche, ma funzionano tantissimo, sono incredibilmente atmosferiche, sono inquietanti, mettono un'angoscia devastante. Funzionano veramente tanto, e anche queste le ritroviamo in più punti della colonna sonora, e sono un bel... funzionano, sono messe lì e nei punti giusti e sono assolutamente perfette. Comunque, questi erano i punti principali della colonna sonora, quelli più precisi, ma c'è molto più di questo. Questa è una colonna sonora incredibilmente aperta, non c'è mai un momento di compressione, mai, è sempre sbracata, apertissima, e lo spirito misterioso, lo spirito angosciante non abbandona mai la musica, mai. Infatti appunto ci sono pezzi come Moving In For The Jill, in cui troviamo appunto queste voci bianche, credo, molto spettrali. Il pezzo, come che si chiama? Funeral and Far Between, mi sembra, che la musica che sente nel funerale, ha quest'aria incredibilmente teatralmente drammatica, che è bellissima. C'è un'ansiosissima Penguin of Guilt, spettacolare, ma poi l'alienante, veramente alienante e notturna Crossing the Feline, è incredibile. Comunque sono solo alcune delle gemme che impreziosiscono questa musica bellissima. Comunque tutto culmina con l'ultima, che si chiama Sonata in Darkness, è la summa, è assolutamente, è l'apoteosi della malinconia, della tristezza, in cui la senti tutta la sofferenza e l'angoscia di Gotham, che ormai è diventata più un personaggio che un'ambientazione. Però io ho parlato solo della colonna sonora in sé. Però bisogna dire che dentro al film ci sono anche altre musiche molto molto belle, molto molto azzeccate. Per esempio all'inizio, la prima scena in cui vediamo il sindaco dentro casa con la sua famiglia, lì suona, se non mi sono sbagliato, Ave Maria di Schubert. Fantastica, una perla della musica classica, incredibile, impagabile, assolutamente. C'è poi Something in the Way dei Nirvana, che nel primo momento ci sta, quando Gordon dice a Batman, sì, il sindaco l'ha trovato la figlia, esanime, e lì parte Something in the Way di Nirvana, ci sta molto bene, però poi nel film te la ripropongono, se non ricordo male, verso la fine. Avrei evitato, ho ben capito, confrontandomi anche con cinema, che nel film tutto succede due volte, e quindi concettualmente è giusto che Something in the Way si ripeta anche verso la fine, però non lo so, non mi ha fatto un bel effetto sinceramente. Poi ovviamente durante il film troviamo musiche di nomi di decisamente enorme impatto, come Gabriel Fauré, troviamo roba di Al Martino, è devastante. Questa è musica veramente ricca, è musica colta, tutto sommato.
perché il film è colto, il film è di classe, il film ha un suo spessore. E non so veramente cos'altro dire. Cioè, non è facile descrivere ogni singolo momento della musica di questo film, perché è davvero un capolavoro. E sono abbastanza sicuro che ora come ora, in questi tempi, è difficile trovare una colonna sonora bella quanto questa. È vero che di recente, per esempio, c'è la musica che ha scritto... oddio... Hildur Gunnadottir, qualcosa del genere, che ha composto per Joker. Meravigliosa, molto sporca, molto triste, tutta basata su archi, su viole, violoncelli, fenomenale. O quella che ha composto Emil Mosseri per Minari, bellissima, un'atmosfera devastante, veramente devastante. Tra l'altro quella lì è molto bella per un fatto, è molto simile a quella di Donnie Darko, però di diversa spiritualità, per così dire. Perché Donnie Darko era molto esoterica la musica, invece in Minari è parecchio religiosa, ha questa gioia religiosa, sì. In ogni caso, detto questo, io sono convinto, io sto notando sempre di più che le colonne sonore non sono più, tolti ovviamente i franchise che durano da decadi, ho notato che le colonne sonore non sono più fatte da temi, non hanno più il mottetto, non c'è più la marcia imperiale di Darth Vader, non c'è più... non so se avete presente la musica di Indiana Jones o la musica che accompagnava la Perla Nera in Pirati dei Caraibi. Non c'è più quel concetto lì, o almeno io credo che ormai quel concetto lì di colonna sonora sia legata più a compositori di più vecchia scuola, come John Williams, come Zimmer, come... Beh, Morricone l'ha sempre avuta questa cosa di dare un carattere proprio che tu te lo ricordi per sempre. Ultimamente invece no. Da un lato potresti non ricordarti le colonne sonore, a meno che non le ascolti veramente tantissime volte. Dall'altro, io credo che i compositori stiano avendo la possibilità di esprimersi meglio, non hanno più la forzatura di dover comporre per forza il temino riconoscibile, non ce l'hanno più. E secondo me questo è un pro, non è un contro. In ogni caso, per chiuderla, colonna sonora veramente bella. Michael Giacchino ha fatto un lavoro devastante, incredibile e pazzesca. E The Batman è un film che dovreste seriamente vedere, è un film che consiglio tantissimo, perché è davvero davvero bello. Non è un film su un supereroe, non è una carnevalata, è un film noir. E prima ho citato la faccenda secondo cui i film di Nolan cercano di essere adulti ma devono fare i conti con una persona travestita da pipistrello. Qui no, perché c'è anche Halloween di mezzo, quindi in un certo qual senso il contesto non avvantaggia tutto. Quindi sì, a parte che comunque è un film estremamente violento questo. Lui pesta i cattivi, li pesta per davvero. L'enigmista è uno dei più bei villain che abbia mai visto al cinema. Questo perlomeno, quello di Jim Carrey era vergognoso. E che altro dire?
Penso di aver detto tutto quello che sento e che provo verso questo bellissimo film. E questo è tutto. Se siete arrivati fino a qui, grazie per aver visto. E iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. E basta. State bene, guardate questo film perché è molto bello. E viva Satana!